Una inaugurazione con VIP, stiliste e modelle per la Luxury Room di Italo Di Giovanni, un gioiello di ospitalità a metà di Corso Umberto nel cuore del capoluogo adriatico. Italo, modello ed attore pescarese, molto legato alle produzioni Mediaset ed in particolare Uomini e Donne, ha in cantiere nuovi ruoli per il piccolo ed il grande schermo. Ma non ha dimenticato la tradizione familiare di imprenditore alberghiero. Ricordiamo alcune vittime del suo fascino, come Rosy Formisano, la modella Jessica Lima, Wanda Nara, già legata al calciatore Maxi Lopez, Daisy Lucino, fino a Claudia Di Modica, come riportato dalle cronache mondane. Ma la sua fama di corteggiatore e seduttore di belle donne, spesso sottratte a blasonati calciatori, non gli ha impedito di dedicarsi a questa nuova impresa. Italo non sbaglia un colpo a quello che si vede, insomma, quindi noi siamo sempre presenti, anzi, ora aspettiamo la prossima apertura proprio per tornare alle nuove inaugurazioni. Insomma, gli auguro un grandissimo in bocca al lupo, insomma, è forte, è grande e se lo merita tutto. Con amici come Cristiano non poteva che essere diversamente. Dai, io ci sono e ci sarò sempre. Sei lucidissima, è stato veramente bellissimo essere qui tra amici. Certo, certo. Tutti amici. È stato bellissimo. Grazie a te, grazie ancora. No, grazie a te, grazie a voi. Pensiamo, ci anticipi qualcosa dei tuoi progetti futuri? Ma progetti futuri ora come ora non ce ne sono. C'è un progetto che è mia figlia ed è qui a fianco a me, quindi devo dire che devo tirarla su bene il meglio possibile. Quindi questo è il mio progetto, giusto o no? Aspetta, mo manca Italo. No, io figlio Italo ci aiuta a crescere i nostri figli, sì, ecco. Ragazzi, prima di tutto grazie per questa serata. Grazie per essere qui. Sono in compagnia di due carissimi amici. Grazie Italo di avermi invitato. Grazie dell'invito, Italo, è un piacere. Allora, il mio carissimo amico Guido, uno stilista è ormai conosciuto dai più. Ormai sono già tre anni quasi, direi tre anni di successi. Ma soprattutto aver conosciuto te è stato un successo, la tua persona sicuramente, ora a prescindere da quello che sei. Un carissimo amico stilista, fa delle creazioni davvero uniche ed è un piacere averlo qui questa sera con noi all'inaugurazione del mio locale. Guido, io non so cosa dirti. Guido, purtroppo questa sera non sono vestito Sir David. Non importa se perdonato. In una delle poche serate che non ho vestito Sir David. Vabbè, non fa niente. Spero di essere perdonato, mi farò perdonare quanto prima. Sicuramente. Quanto prima. Sono due belli. Ecco. Vale? Eugenio, un mio carissimo amico, nonché imprenditore e titolare del Bed and Breakfast nella mia stessa struttura. Sì, la dimora del Conte, però non mi sembra il caso di pubblicizzare la mia perché oggi è la sua festa. E io gli voglio augurare un grande in bocca al lupo e che sia proficuo sempre, anno per anno, e che possa metterci tutta la passione e tutta la professionalità, perché questo è un lavoro dove passione e professionalità debbono sapersi coniugare. Quindi un grande in bocca al lupo a Italo per il suo futuro lavorativo. Io ti ringrazio e invece auguro una collaborazione fra noi che sia duratura nel tempo. Senz'altro. E proficua e duratura. Con Valentina e Jenny. Buonasera. Buonasera. Ragazze, io vi ringrazio per la vostra presenza qui, con Valentina, è un'amica da una vita. Valentina, lei si vergogna a dirla, è una regista
Non sono io, non sono io la protagonista. Non sei tu la protagonista, però non sei tu la protagonista, però presentati. Beh, sono Valentina Lari, come diceva Italo, una sua carissima amica, e sono felicissima di essere qui e condividere con lui questo momento per lui importante. Gli faccio i complimenti. È un luogo meraviglioso, è arredato con classe, con gusto, e non ti sei smentito, Italo. In bocca al lupo, è sempre meglio. Grazie. Soprattutto un evento vederla davanti la telecamera e non dietro. Ma è stato cattivello con me. Non mi sarei mai perso una cosa del genere. Solo per lui, sì, mi ha incastrato. In vent'anni non ho mai vista davanti ad una telecamera. Per me è difficile, preferisco stare dietro. Però per te dai, questo è d'altro. Questo è amore. Questo è amore. Per fortuna che conosco bene il marito e non è geloso. E poi insomma... E poi dopo vent'anni, amore fraterno. Siamo fratelli. E amore fraterno. Sì, dicono tutti così. New entry come amica, nuovissima amica, Jenny Mora, che dire, mi sono innamorata di questo ragazzo, non arriva a mio marito questa cosa, vero? Ma speriamo di no. Mi sono innamorata di questo ragazzo e anche di Valentina, è bellissima la location, è bellissima, ci voglio tornare, ma in compagnia di altra gente. Beh. Non di noi, capito? No, non alludevo voi, ma i compagni che ho adesso, quegli scalmanati di Max e Nicoletta, scusa. Vabbè, questo, vedete, io non sono professionale, non sapevo cosa dire, quindi dico le cazzate, vedi che ho detto anche una parolaccia. È spontanea, è una donna spontanea. E lei è Jenny. Scusa, ci sta. Perdonatemi, Italo, sei splendido. Jenny. Io ho detto al mio amico Italo, tu sei perfetto, sei un grande attore, sei meraviglioso, il numero uno, maledizione. Non me vuoi dire Duan Rustel, non me lo puoi dire. Si lamenta del mio modo colorito del parlare. Però sa parlare perfettamente, no? Quindi dico, ma... E che tra amici ogni tanto... Ma bisogna controllarsi anche tra amici. Dopo vent'anni. Dopo vent'anni. Ancora che ci controlliamo. Sto scherzando. Poi Duan Rustel domani. Duan Rustel! A Pescara. A Pescara. Eh beh. A Kyoto. Andiamo a Kyoto a mangiare Duan Rustel.